Grazie Eccellenza, ma anche durante il dibattito ho sentito diverse persone avere delle certezze o avere ancora più certezze rispetto alla bontà o meno del progetto di legge di cui stiamo parlando. Io mi spiace deludere un po' tutti, ma non ho certezze su questo progetto di legge, proprio anche per la metodologia. Si parla sempre di metodo che dovrebbe essere quantomeno condiviso, e diciamo che la nascita di quello che è diventato poi un PDL non ha avuto dei buoni inizi, ecco, nonostante debba ammettere che comunque il lavoro fatto e svolto, lo hanno ricordato i consiglieri del mio gruppo consigliare, sulla prima stesura che avevamo visto, che erano delle slide abbastanza anche illeggibili e che non potevano tra l'altro essere ricondotte nemmeno a un PDL. Diciamo che da quel febbraio-marzo dello scorso anno a oggi il testo è molto più esaustivo, certamente non è completo, perché appunto, almeno dal mio punto di vista, rimangono dei dubbi, perché sostanzialmente, lo hanno ribadito diversi consiglieri, questo progetto di legge, questa volontà di avere un distretto economico speciale, nasce dalla volontà di farlo su misura di una persona. Poi poco importa chi sia la persona dal mio punto di vista, però nasce appunto con un presupposto sbagliato dal momento in cui le istituzioni dovrebbero tener conto, dal mio punto di vista, di quello che c'è, non di quello che viene a proporre un qualsiasi facoltoso imprenditore che vuol fare impresa a San Marino. Dicevo che le migliorie fatte, che non sono veramente esaustive da questo punto di vista, ha visto il movimento di cui faccio parte al tavolo dando dei consigli che sono stati recepiti. Però mi spiace dire che a quel tavolo anche oggi qualcuno che dice che prima era a favore, poi no, o non si capisce ancora, ci si barcamena su questo nascondino, mi spiace che a quel tavolo qualcuno non si è mai seduto. Non si è mai seduto. Quindi non ha contribuito fattivamente a rendere migliore qualcosa che forse era nato nel peggiore dei metodi. Oltretutto, e questo non è un fattore secondario, questo PDL, che è diventato un PDL, era stato inserito nella legge di bilancio, che per stessa missione di qualche segretario di Stato era stato inserito lì per non fare un referendum. Vedete, non è così dal mio punto di vista che si deve fare un metodo per lo sviluppo a San Marino o per cercare di attrarre investitori. Non si crea un vestito nuovo per qualcuno. Bisogna trovare, questo sì, ed è emerso oggi anche dal dibattito in maniera bipartisan, delle maniere per cui si debba tutelare quello che c'è, non creando una concorrenza sleale, non creando soprattutto una situazione di predominio imprenditoriale da parte di qualcuno. Vorrei anche a questo punto chiedere ai segretari di Stato che hanno seguito questo percorso di dire chiaramente, c'è un articolo di RTV datato 16 dicembre del 2022, quindi poco tempo fa, in cui viene detto che laddove si afferma che Banuelos, fra virgolette, abbia manifestato interesse per i parcheggi P6, P7, avio superficie di Torraccia e campo da golf di Faetano. Io vorrei una smentita o meno da parte dei segretari di Stato che hanno seguito questa cosa, perché cambia radicalmente la visione. Perché se è così, allora il progetto di legge è vero che può essere applicato anche a altri imprenditori, ma questo progetto di legge nasce per invece le richieste che l'avete detto qualcuno in aula, più di uno, che ha fatto l'imprenditore direttamente al governo, ai congressisti che hanno seguito questa cosa. Io non sono per il no agli imprenditori a prescindere, sia chiaro, ma soprattutto sul tema dei controlli, e come ricordava il collega Paolo Rondelli, ci sarà anche un decreto che andrà in ratifica in questa sessione, sul tema dei controlli io credo che San Marino ancora non abbia gli anticorpi. E lo dimostra tutta la nostra storia. Questo vuol dire che indipendentemente dalle maggioranze che si sono succedute,
è cambiato un sistema economico, si cerca ancora un sistema economico che a tratti mi ricorda quello della San Marino da bere, permettetemi. E quindi da questo punto di vista io credo che ci debba essere invece maggiore riscontro anche per le progettualità, per le medie e piccole imprese, il tessuto economico sano San Marino. No, non voglio dire che non sia sano, però creare con i presupposti un progetto di legge del genere proprio per calzata di un imprenditore, secondo me non ci siamo. Ecco, quindi io, se devo essere onesto, non sono assolutamente convinto di questo progetto di legge, ma come in altri progetti di legge, tipo quella sulla diplomazia, sul fatto, quindi, e sull'Europa, mi pongo in maniera laica, cercando di recepire qualcosa che sia positivo. Però attualmente, per come è nato e come è stato strutturato questo progetto di legge, credo che forse più di un interrogativo...